Dici, partito? Partito? Eccoci. Partito. Oh. È partito. Azione? Oh, due poppi corno per fuori, una bomboniera. È un po' vuoto questo teatro. Un po' vuoto. Eh? Come mai? No, ma siamo già in registrata? Siamo già in registrazione. Siamo già in registrazione. In registrazione. Sì, che siamo bello. Pronti. Oh, siamo pronti. Eccoci. Ma noi siamo qua. Pronti? Siamo no, assolutamente no. No, il teatro infatti è vuoto. Adesso voi potete dove? Vedere di là che cosa sta siamo succedendo. Per andare dove? Vabbè, ma vi state siamo pronti per andare in scena al Teatro Marconi dal 27 dicembre al 6 gennaio con una commedia divertentissima che si chiama... Più vera del vero, sicuro? Ma pare sì. Pare sì. Il teatro che teatro? Ah. Teatro Marconi. Teatro Marconi. Teatro Marconi, il testo di Marcial. Curcias Nice. Curcias. Marcial Curcias. E la regia di? Marcial Curcias. No. La regia. Ah, la regia. Grandissimo, Felice della Corte. E vai. Grande. Quindi siamo qui e adesso... Facci qualche domanda, sì, perché sennò... Sì, fai dai. Ok, adesso ve lo dico ormai subito. Ormai ci conosciamo. Facci delle domande. Ma di che vai. Cosa tratta questa commedia più vero, più vera del vero? Allora, loro non lo sanno. No, no. Non hanno ancora imparato la parte. Però diciamo che, no dai, è una commedia molto carina in cui ci sono questi due uomini, questi due amici, uno sposato e un po' infelice, l'altro invece scapolo incallito. Però insomma, un po' infelice. Però sì, sono due tristoni, due tristoni direi. E, però uno dei due regalerà all'altro un androide, un robot donna. Ecco, ovviamente perché, chi sarà? No, deve ancora arrivare. Sì. E la particolarità di questo robot è che può essere programmabile, può essere programmata a seconda delle esigenze. E quindi all'inizio loro giocheranno molto, si divertiranno. Io già esplorare. Ho cambiato canale, eh. Io già ho cambiato canale. Dai, perché? Sto dicendo no. L'essenziale. L'essenziale. Ditelo voi, ditelo voi. No, c'è gente che osserva, cioè non è che stanno. C'è chi è. Ma cioè, vede Valentina, una bella ragazza che parla, ascolta a prescindere. Ascolta a prescindere. Cioè, quindi. quindi dai, che succede? No, succede che fa molto ridere perché comunque è una situazione un po' paradossale. Sono se due stereotipi di quarantenni. Ah, questo sì. No, perché secondo me è pure un po' triste, però. Sì, è un po' triste. Cioè, nel senso, siamo troppo sul fatto ridere. Sul fatto del ridere, secondo me, insultate dal corpo. No, allora. Non si ride in questa commedia. No, secondo me si ride molto poco. Vabbè, succederà di tutto. Succederà di tutto. Valentina cercherà di gestire questi due personaggi maschili. Io sono perché molto stanca, le vedete le occhiaie? Io non ce la faccio più, quindi vi prego, venite a vedere questo spettacolo perché io non credo che faremo poi altre repliche. Non ce la faccio venite più. Alla prima perché poi venite alla prima perché può darsi che scapperò. E quando è il 27 dicembre? 27 gennaio. Vi aspettiamo il 27 dicembre, poi, Teatro Marconi. Io so tutte le date, però ricordiamo 27, 28, 29, stop, 31, 1 no e poi 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bene, perfetto, su questo. Due pomeriggio ovviamente è Capodanno, quindi 31, Capodanno, quindi venite che c'è anche le festeggiate con noi. Le lenticchie. Nonostante tutto siamo persone allegre, potreste passare un bel Capodanno con noi. Capodanno col botto faremo. Proprio col botto, veramente? Nel senso che sì, lui proprio vabbè. Lo facciamo saltare in aria. Diciamo che siamo contenti, io e Fabian Gruzzi da Cialtroni, sì, perché sì. Abbiamo con noi per la terza commedia, Valentina Corti. Non c'è due senza tre. Esatto. Voi però siete il tre poi basta. Voi siete contenti? Però a chiedere Valentina tu sei contenta? Io... no, non le facciamo perché questo è un dietro le quinte che poi vi sveleremo. Venite vicini, sì, vicini no. Perché in realtà ci odiamo tutte e tre. No però non siamo... ci sopportiamo, no non è vero, è invece... pesantissimo. Perché la terza commedia io c'è una sottotrama che non posso dire, sì, perché poi non è che dobbiamo svelare perché no, le fa non lo diciamo no, però dopo questa dopo il successo lei naturalmente ha più esperienza di noi a livello di fiction, dopo i Cesaroni che ha fatto. Ma no, diciamo, i Cesaroni, no. Don Matteo. Dopo Don l'ha fatto. Don Matteo l'ha fatto. L'ha fatto. Don Matteo l'ha fatto. Però è famosa per qual è? No, Medico della mutua. No, lei ha fatto Lucantino. Non l'ha fatto. Qual è quella famosa? Come si chiama? Il professore? Professore, non ho fatto il professore. No, come fatto si chiama? Non ho libero. Comunque stiamo andando sui 10 minuti. Non ho libero. Ma non lo fanno più, però. Non lo fanno più. Vabbè, io vi aspetto. E allora, Teatro Marconi.
Dal 27 dicembre al 6 gennaio. Vi aspettiamo. Pure per Capodanno, eh? Per Capodanno, ciao. Ciao.